Cari amiche e cari amici, ieri il Templare stavamo passeggiando a pochi metri da un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 18 anni e dai loro discorsi mi sono reso conto che non hanno veramente il minimo senso del pudore. E allora ho deciso di fare un elogio del pudore, un elogio controcorrente, per chiunque penserà che semplicemente nominare o trattare questo argomento è già qualcosa da vecchi, ma io sono vecchio in fondo, e da bacchettoni, e io non sono bacchettone. Ma procediamo con ordine. Pudore sul vocabolario, dal latino pudor pudoris. Derivazione di pudere, sentir vergogna. E ci sono due significati. Uno, senso di riserbo, vergogna e disagio nei confronti di parole, allusioni, atti, comportamenti che riguardano la sfera sessuale. Due, estensivo, ritegno, vergogna, discrezione, senso di opportunità e di rispetto della sensibilità altrui. Non so se qualcuno l'ha notato, ma tutte e due queste definizioni fanno riferimento alla vergogna, forse perché l'originario verbo latino pudere significava appunto provare vergogna. Ma in realtà il senso del pudore è diverso dalla vergogna, perché? Perché il pudore fa riferimento al senso di intimità legato al nostro corpo, alla percezione di un confine che noi sentiamo essere dentro di noi e che non va oltrepassato. La distanza tra noi e questo confine varia ed è determinata da vari fattori, dall'educazione che abbiamo ricevuto e che in relazione anche alle norme sociali più o meno condivise, ci condiziona. C'è poi da dire che esiste un pudore soggettivo e un pudore oggettivo, che fa riferimento a ciò che la società ci dice che sia giusto mostrare. La vergogna invece è un'emozione che nasce da un episodio particolare. È ben preciso, ha una durata limitata, mentre il pudore ci accompagna costantemente ed è sempre pronto a riemergere. E quindi questa emozione della vergogna invece è il risultato di una valutazione relativa ad una regola personale e sociale. Infatti, quando è che proviamo vergogna? Quando qualcosa che abbiamo fatto, qualcosa che abbiamo detto viene messo in relazione a ciò che noi crediamo che sia giusto. È il concetto di giusto che tra l'altro è socialmente accettato. Detto in altre parole, la vergogna nasce dalla valutazione riguardo a come dovremmo comportarci relativamente ad una regola sociale o individuale. Se la distanza tra il nostro comportamento e la regola che dovremmo seguire è troppa, e allora cominciamo a provare un senso di vergogna. Dunque, la vergogna è un sentimento più o meno profondo di turbamento e di disagio che è suscitato dalla nostra coscienza. Per fare ulteriore chiarezza, possiamo dire che il pudore è più vicino alla riservatezza che non alla vergogna. Il pudore nasce dalla volontà di non volersi mostrare allo sguardo altrui. E in pratica è una forma di protezione psicologica che è finalizzata a difendere proprio il nostro spazio personale. E allora possiamo affermare che il pudore nasce dal giudizio che diamo a noi stessi e ai nostri desideri. E il senso del pudore non necessariamente è sgradevole, anzi. E questo è uno degli elementi che lo distingue dalla vergogna, perché la vergogna è sempre legata al giudizio degli altri o
o al nostro timore di giudizio degli altri, e è sempre vissuta in modo sgradevole, spiacevole. La distinzione tra pudore e vergogna è dimostrata anche dal fatto che chi ha pudore non sempre ha vergogna nel mostrarsi, no, semplicemente è una persona che non ama mostrarsi, non ama esibirsi davanti agli altri. E adesso il discorso, una volta chiarito pudore e vergogna, vediamo un po' qualche riflessione su quello che è la nostra società oggi. In una società come la nostra, dove la morte di Dio ha scardinato un po' alla volta molti limiti e si avvia a scardinarne ancora tantissimi, in questa società che ha demolito quella che una volta si chiamava la sfera intima, consentendo agli occhi degli altri di intrufolarsi dovunque, e trovando però dall'altra parte una incredibile disponibilità ad esibirsi. Ecco, in questa società dove un condizionamento ossessivo stimola il desiderio tanto di possesso quanto di consumo, in questo tipo di società, parliamoci chiaro, la parte intima di ciascuno di noi non è neanche presa in considerazione come qualcosa di positivo o un eventuale luogo di libertà. Quella libertà che, udite, include anche il senso del pudore. Perché? Perché il pudore è parte della nostra libertà nei confronti dell'altro. Gli altri in questo tipo di società ci scrutano in continuazione, complici i mass media che cercano di annullare ogni spazio personale, di rendere pubblica qualsiasi cosa. E allora ecco che il pudore si dimostra una difesa indispensabile della nostra intimità, ma anche della nostra sovranità su noi stessi. Contro cosa? Contro una trasparenza che conduce a un'esibizione grottesca, brutta, kitsch, indecente, voluta a tutti i costi, attraverso una esposizione pubblica che non ha più rispetto delle singole emozioni, dei singoli sentimenti e che vede proprio la complicità di tutti i mass media, che ormai ridotti a strumenti finalizzati proprio alla cancellazione di ogni etica e di ogni norma morale. In questo modo il senso del pudore diviene uno degli ultimi baluardi contro l'illusione di una disarmonica visione della vita che mira a imporci a tutti i costi, la logica del tutto è possibile. La libertà è fare ciò che ci passa per la testa. Una logica che non riconosce neanche più le naturali distinzioni sessuali che da sempre vedono in quanto frutti della natura gli uomini dotati di un pene e le donne di una vagina. Così, conservare e tutelare il senso del pudore non è segno di arretratezza come vorrebbero farvi credere. È tutt'altro, è segno di equilibrio psichico, all'insegna proprio della moderazione e della temperanza. Temperanza, cari amiche e cari amici, una parola che non a caso è caduta in disuso, perché implica il concetto di moderazione e sobrietà. In una società che invece ha fatto della intemperanza, della sregolatezza, della blasfemia, gli emblemi della falsa libertà che vorrebbero imporci a tutti i costi. Temperanza, una bellissima parola, e noi la intendiamo esattamente come la intendevano i greci. Temperanza come padronanza di sé, capacità di contenere e di contenere nel tempo tutti quei desideri incontrollati che rendono gli esseri umani simili alle bestie. E allora in questa società dove il consumismo e i più bassi istinti animaleschi si propongono e impongono ossessivamente, in una società che dà a Rocco Siffredi la dignità di un premio Nobel,
E allora sta a noi, mistici e ribelli, e a noi, mistiche e ribelli, sta proprio a noi ancora una volta di andare controcorrente per fare ciò che va fatto secondo la nostra coscienza. E in questa ribellione che paradossalmente ci ritroviamo contro ogni smodatezza a rivalutare il senso di quella autentica libertà che vede il pudore come limite dentro al quale abitare. E noi dobbiamo abitare dentro al pudore e in questo modo divenire unici e irripetibili per gli altri. Per questo il pudore diviene uno scudo che ci difende dalla aggressività, dalla invadenza, di tutti quelli che fanno della bestemmia, del linguaggio scurrile un vanto, che si vantano di mostrare le proprie chiappe su un carro che sfila in una strada affollata anche da bambini e vedono in questo il segno di una libertà che lasciamo interamente a loro, perché non siamo interessati a questo tipo di libertà, perché sappiamo che non è una libertà. E dobbiamo essere sempre più consapevoli che chi vuole privarci del senso del limite e del pudore vuole proprio privarci della nostra libertà, privandoci con la nostra libertà della nostra reale identità, che non ha nulla a che vedere con l'esaltazione dei più bassi e animaleschi istinti incontrollati. Per concludere, riconoscere il valore del nostro senso del pudore comporta inevitabilmente riconoscere anche il diritto degli altri alla conservazione, alla tutela del loro senso del pudore e della loro identità ed intimità. Così il pudore diviene lo strumento attraverso il quale noi tracciamo i nostri limiti e impariamo a rispettare i limiti del pudore degli altri in una scambio reciproco sano, che oggi sembra non interessare più a nessuno. E in conclusione, care mistiche e mistici ribelli, in questa società che non possiede più sia il senso del pudore che il senso della vergogna, noi continuiamo imperterriti e controcorrente ad opporci alle false libertà della modernità che celano dipendenza e schiavitù. Continuiamo a combattere battaglie che sappiamo essere perse in partenza, ma che la nostra coscienza ci spinge a portare avanti nella consapevolezza del principio platonico, il quale afferma che l'azione che non ha come riferimento dei principi etici non ha nulla a che vedere con la libertà, ma è solo una forma di licenziosità che conduce alla disarmonia e disgregazione sociale. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo e il mitico Templare.